All'altro lato della strada abbiamo visto i mercati di Traiano, Marketing of Traiano, very importante. Allora qui abbiamo Altare della Patria, Altar of Patria, e qui questo è Forum Giulio Cesare, Giulio Cesare. Signore, un attimo, non è mica una cosa semplice qua, eh. Guarda che fissato. Ah, l'hai fatta finalmente, eh. Look at the three columns, le tre colonne, molto belle. E GSM, quello là? Posso avere scuse, è molto importante. Tieni questo, sei il boss della guida, capito? E devo fare una telefonata molto importante al sovrintendenza di Monuments di Roma. Pronto? Pronto? Bruno? Non sento niente, pronto? Pronto? Ma chi è? Oh? Sono io, il professore di disturbo. Ah, professore, sbrigati che sto a fare la rianimazione bocca a bocca al lavandino. Ma lo sai, coraggio? Mannaggia, arrivo! Quasi quasi telefono a mia zia Beppa a Napoli. 081 36 54. Ma signore, qui c'è da rifare tutti in impianto, eh. Voi sbracate tutto e non fate casini. Io c'ho un lavoro molto importante da fare, ci vediamo dopo. Mi raccomando. Ma come rifare l'impianto? Non mi aveva detto che era la guarnizione. Se è la guarnizione, signore, per voi sono sempre guarnizione. Spaccate tutto! Sono saltate le serate. No, ascoltami te, scusa, io ho anticipato tutte le spese, il balletto, i costumi, la sala prove, Vanessa ha provato, no, dai, su. Dai, un po' sdatato almeno. No, non fate così, io rimango senza una lira così, dai, su. Anzi, sono già senza una lira. Pronto? Pronto? È finita anche la batteria all'idrogeno. Si vede che gli manca l'ossigeno. Ma che vuoi? 100.000 lire. 100.000 lire? Ma cosa sei, matto? Io sono diventato tutti matti, ma 100.000. Ma se non ci avete una lira, che va in giro a fa? Bezzendi! Milan Roma, X. Oh, due fisso vince a Roma. Ma che sei matto? Uno fisso vince il Milan. Ma se ci metti uno fisso, sì. Ma quando lo famo 13? Allora, io proporrei X2. Sì. Io sai cosa proporrei? Di portarvi tutti e due alla Neo, ragazzi. Milan, Roma, è uno fisso, dai. Fisso, ma io al muro te c'è fisso. Fisso, sì. Quanti siete per fissare? Oh, allora. Che è sta cagnara? Qua c'è gente che lavora, eh? Sì, lavora di mandibola. Ma va, va. Segno uno fisso, va. Ma io ti metti le mani addosso. Ma uno fisso. Ma metti uno fisso. No, ma è possibile che bisogna sempre finire a botto quando si fa l'altiatino con voi due? Facciamo una cosa, chiediamolo a Peppe. Chiediamolo a Peppe. Peppe. Ma lo sapevi? Peppe! Andiamo, giovano, che tocca giocare a tascherina, su. Eccomi. Andiamo? Dai, che mi aspettano gli amici. Ammazza, così pesa, oh. Ah, Peppe. Eh? Ma a Roma stampalla. Domenica se vince e basta. Ma c'è gioco casa.
Sì, ma se non sta in palla. È lì il quibus. Sta in palla o non sta in palla? No, perché se sta in palla non c'è storia, eh. Ma se non sta in palla? Non sta in balla e non sta in balla. A me mi avete fatto due palle. Ecco. Ha parlato Beckenbauer. Fa passare Kaiser, va. Ciao Beppe, se vediamo domenica. Vediamo. E forza Roma. Sempre forza Roma. Gli famo quattro picchi. Ma sempre al calcio stai a pensare. Sì, amore mio, ma questa è la volta buona, sta tranquilla. E questa è la centesima volta che te lo sento dire. Sì, ma stavolta è vero. Mo' è tardi, me ne devo andare. Ma sta tranquilla, perché stanotte ho fatto un sogno. Ero circondato da tutti i sacchi pieni zeppi di sordi. Guarda se questa te può risvegliare. È arrivata stamattina. Ministero delle Finanze. Altre tasse. È proprio vero, eh? Che noi artigiani siamo lo scheletro dell'economia. Ci hanno ridotto all'osso. Leggi, leggi. Ecco qua. 3 miliardi. 3 miliardi? Beppe! Vabbè! Mortacci vostri! Oddio, mi sento. Ma Peppe, non ci pensa, dai. Coraggio, tutti abbiamo i nostri problemi. Sicuramente si tratterà di un errore. Bevi un goccetto. Mi manca l'aria. La volete fare finita? E non ve ci accarcate sopra, fatelo respirare. Ah, Peppe, ma mica te vorrai rovinare fine settimana solo per 3 miliardi. Come? Solo 3 miliardi. Oh, ma ancora credi a ste cose? Questa la puoi invalidare da quando ti pare. Io ci ho tappezzata la cantina con ste cartuscelle delle tasse. Oh, parà la succursale del Ministero delle Finanze. Dai, mettiamoci a lavorare, va. Excuse me. Sì? Is it possible to have something to eat, please? Ma che sta a dire? Non ti posso aiutare perché conosco solo l'inglese. Just English. Ah, io questi non li capisco, eh. Mi dispiace, è chiuso. Parlez-vous français? No. Hablas español? No, no. Prequensi toi? No, no, andate da quella parte che ve danno da mangiare sicuro. A me sta schedina mi piace. Però, mina Roma e due. Che ti avevo detto? Due. Due gol che vi pigliate come minimo. E cala, ha detto. Ha detto e la ripeto, due gol. Ma che stai a dire, nebbia barbadana? Che te vuoi giocare? Spara una cifra. Sai che dei soldi non ne gioco. Però ci avrei un'idea migliore. Bisogna vedere se c'hai il coraggio. Ma quanto ne vuoi? Tanto voi del nord che ci avete? Solo la nebbia, c'avete solo la nebbia. Solo la nebbia. Mamma mia, è sempre la stessa canzone. Proprio al 94esimo il fischio dell'arbitro mette fine all'incontro. Risultato finale a San Siro, Milan batte Roma 2-0. I gol nella ripresa, al 37esimo poi a destra. Vabbè regà, c'è una partita di ritorno. Imprendibile per il portiere Conte. Zeman aveva detto è solo una partita come le altre, l'importante è vincere. La devo proprio fare? Sì. Vabbè, mi piange il cuore, ma le scommesse si pagano. Oh, io me la voglio godere in prima fila. Mannaggia mia, oh. L'escursione di Di Biagio alla fine del Dai, Cristina, cambia canale, che voglio vedere cosa succede. Sentiamo un po' che dicono. Tre altre telefonate, sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Vi ho telefonato per dirvi che... No, scusi, abbiamo dei problemi con l'audio, non si sente molto bene. Ecco, regia, se è possibile alzare i livelli in studio, grazie. Ecco, può parlare, pronto? Allora, come si chiama? Il mio nome non ha importanza. Vi volevo soltanto appunto dire che... Ma questo è Peppe! Effettivamente, da come ha giocato oggi la Roma, è un tutt'uno a fermare... Oh, zitti un po'! Fatemi sentire che dice il grande Peppe! La sua interezza mi ha proprio convinto... Convinto di che? Di che cosa? Ma convinto che ho fatto proprio bene a cambiare squadra! Forza Milan!
Milan! Stufio della cotoletta! Milan! 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 Ma è uno scherzo, che avete capito? Peppe, mi hai spezzato il cuore. E mo mi tocca spezzarti il collo! Credo che sia caduta la linea. Stavo scherzando! Ragazzi, si è trattato di una scommessa! Una semplice scommessa! Che farà la finita, se no interveniamo noi, eh! Adesso mi cazzo! Sono pochi, no! Gianni, scinta via da sforno! Allora, fermi! Quello è Mozziconi Armando! Una vera carogna! E sono rimasti giusto un po' di biglietti per Regina Celi. Eh? No, vera gente. Era una semplice discussione per via del calcio. E del pugno, e delle capocciate, e delle ginocchiate. Io mi sbatto dentro tutti quanti per questa gravata, sa? Guardi, signor agente, adesso le spiego tutto. Allora sbrigati, non c'ho tempo da perdere. Il fatto è che abbiamo fatto una scommessa su una partita di calcio Milan-Roma, una scommessa che modestamente ho vinto io, che lui sportivissimamente ha accettato proprio. C'era una discussione così sulle modalità, sì. Una cosa niente di tra amici, dovrebbe chiudere un occhio. Gianni? Oddio, mi scusi, non volevo colpire lei, agente, mi scusi tanto. Ti scuso. Sì. Ma ti scuso. Ma dai, come ti scuso. No, niente, stavo sopra il pensiero. Sta tranquillo, che ce l'avrai di tempo per pensare. Qui sono tutti pensatori. Abella. Quello è Oturco, de pensiero ce n'ha uno fisso. Agente, mi scusi, dato che io non dovrei trattenermi molto, non è che ci sarebbe una singola. E te portiamo pure a colazione in camera, cammina, va. No, vede, il fatto è che, ecco, vede, potrei dare fastidio. La notte russo. Sei stato fortunato, sei capitato col Pantera. Ah. È un signore. E perché? Perché se proprio ti deve fare un buco nella pancia, te lo fa dandoti del lei. Ecco. Entra, accomodati. No, davvero, il fatto entra, accomodati. Il fatto è che io ho fatto molto gentile, sì. Tu lo sapevi che la morte è l'unica esperienza che non può essere paragonata a nessun altro tipo di esperienza? E perché? Perché è irripetibile. Io sono convinto che se uno è un uomo, almeno una volta nella vita dovrebbe provare l'esperienza della morte. Se no che vita è? Accomodati pure. Grazie. Supra. Mi scusi. So che sei qui per caso, vittima dei tanti, soliti, paradossali errori della giustizia e che probabilmente molto presto te ne andrai. Peccato, perché a occhio e croce mi sembravi uno fatto apposta per me. Tu russi? Io non lo giuro. Ecco, bravo, è meglio. Perché se no mi toccava di sgozzarti. Lo so, capitano. Certo, Adrià, che non mi ci voleva proprio. E sta buono, Jacopo, che mi stai a sfilare? Ma della mamma, ma gioca della mamma. Peppe in galera. E sto bene carino fra capo e collo. L'avvocato dice che fa ricorso. Ma non sai come vanno ste cose? Io te capisco, Angela. Ma vedrai che tutto si sistema.
A me mi sa che quest'anno la disponi, non ci potevo proprio andare. Angela! Angela! Non te ne preoccupare! Colpito! Ciao Bruno, come sta Tama? Il Tamagotchi sta bene, so io che so da ricovero. Angela! Ciao Adriana! Ho incontrato il cugino della guardia, che conosce lo zio di sto Mozzicani. Mozziconi, Mozziconi. Va bene, qua bestia là. Dice che lo convincono a ritirare la denuncia, forse. Sarà. Allora, Jacopo, come va? Vieni qua, vieni. Guarda il professore che ti ha portato. Un'astronave con le ali che si piegano. Ho capito. Io qui ho trovato una mia dimensione, un mio spazio. Qui la vita è più a misura d'uomo. Signor Pantera, il fascicolo della mia sentenza. Gli dà un'occhiata prima dell'appello, grazie. E magari ogni tanto trovi pure il modo di dare una mano agli altri. Tieni, reggi, dopo gli do un'occhiata. Insomma, come dire, ecco, qui è tutta una grande famiglia. Disse una sigaretta, signor Pantera. Ti dispiace se me la fumo dopo? Tieni, reggi, vai. Insomma, qui hai la testa libera per pensare alle cose tue, capisci? Senta, scusi, mi potrebbe dormire una curiosità. Ma perché a lei la chiamano il Pantera? E me lo chiedi pure. In fondo il carcere è una parabola della vita. C'è sempre uno che ti sta davanti e un altro che ti sta di dietro. E tu non conosci né quello che ti sta davanti né quello che ti sta di dietro. È questione di un attimo. E cioè, qui il motto è carpe diem. Cogli l'attimo. Bono, ho detto cogli l'attimo, ma la saponetta è meglio che la lasci indossare. Ecco. Certo che questa cosa di tuo marito in carcere io la trovo molto stimolante. Pensa di Adrià. Ma mica lo dico per me, per te, no? Senti un po', ma come va la tua vita coniugale? E come ne vanno? Male va. L'omini vanno stimolati. Io, per esempio, lo tenevo a stecchetto tutta la settimana. Poi la domenica. Che faceva? Ti saltava addosso? No, andava alla partita. Così ho cambiato tattica. Seduzione. Ma che sta succedendo? Ma niente, è sempre la solita storia. Mettono troppo pepe nella minestra. Ma state fermi! Allora, ma che? E poi mica litigano, discutono. Ma quelli si ammazzano. Ma no, so il cinese il gorgonzola, li conosco. So amici. Il cinese il gorgonzola. A te, caldo caldo. Faccio io. Vieni dentro, va. Torna cinese. Presto, molto presto, cambierò ristorante. A questo punto, signor Pantera, mi permetterei di consigliare il ristorante di un mio amico che fa una cucina semplice ma molto genuina. Aveva fatto il giochetto con la pasticchetta di soda. Meno male che te ne sei accorto. Peppe, tu mi hai salvato la vita. Hai colto l'attimo. Io? E certo. Allora ti piace? Una meraviglia. Adesso abbiamo tutte e due lo stesso tatuaggio. Come legati da un patto di sangue. Siamo consanguinei. Vabbè, ma può essere una coincidenza. Le cose non succedono mai per caso. La vita è fatta di occasioni. L'importante è coglierne una. Una soltanto. È la mia occasione. Il passaporto per le mie vacanze a vita. Vieni a vedere. Sicuro, sicuro.
che dai fori imperiali te porta dritto dritto dentro. Cioè, un'altra volta in galera? Ma che hai capito? Dentro al cavò della banca. Ho studiato il piano in ogni dettaglio. Appena esco, mi faccio una passeggiata ai mercati traianei, conto 20 passi dal terzo lampione e trovo sotto i piedi il tombino che immette nella rete fognaria e, mappa alla mano, percorro il condotto fino al muro romano dietro il quale un foro nel soffitto mi farà andare in pensione con 100 miliardi di liquidazione, diciamo, bancaria. 100 miliardi? Come minimo. Ho passato più anni io nelle banche che un impiegato dietro lo sportello. Ci avrò diritto a una liquidazione pure io, no? Come no? Ma la cosa gagliarda, sai qual è? Un amico mio tecnico è riuscito a copiare il codice magnetico dell'antifurto su una semplice scheda telefonica. Si inserisce nell'apposita fessura e il gioco è fatto. Genio dell'elettronica. È una delle prime del 1989, pensa un po'. Con una torre che pende, te raddrizzi per tutta la vita. E proprio il giorno prima del processo, in cui mi assolveranno senza dubbio alcuno, io potrò stringere la mia occasione così. E tutto questo grazie a te, un imbecille. Nel senso buono, eh? Certo, certo. Silenzio, ho detto silenzio. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Roma, visti gli articoli 144, 516 e 318, assolve gli imputati Giannini, Claudio, detto il rompiscatole. Federici Giulio, detto il simpatico. Roderighi Filiberto, detto ciucciapenna. Dall'imputazione di rapina perché il fatto non sussiste. Inoltre, visti gli articoli 451, 511, 415 e 217, condanna Fabretti Marco, detto il Pantera, alla pena di anni 20 di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali. L'udienza è tolta. Un'ambulanza! Avante, com'è andata? Il Pantera? È andato. L'hanno trasferito? Dove? Al Sant'Eufemio. Che? Un carcere di massima sicurezza? No, un cimitero di provincia. Ma che è, mo? Coraggio, Peppe, su. Mancherà molto pure a noi. Grazie, Peppe. Se ne vanno sempre a migliori. Ah, dimenticavo, sei libero, puoi uscire. Il giudice ha firmato l'ordinanza. Prendi pure la tua roba, eh? Porello Orpantera. C'aveva tanti progetti. La vita è fatta di occasioni. Quello che conta è acchiapparne una soltanto. Se non l'acchiappi sei un coglione. Evviva! Bravo Peppe, bentornato! La tradura ma ce l'hai fatta. Oh, mo sei veramente un romano vero. Ci sei mancato molto, Peppe. Ui, ui, non perdiamo le buone abitudini, facciamo la schedina. Roma Juve. Eh? Peppe. Oh. Roma 2 X. Ma raga, scusatemi, ma magari domani, eh? Scusatemi tanto. Ma che dite, sono ancora con me? No, ma che c'entra? È che il carcere ti segna. È una brutta esperienza. Lasciamogli qualche giorno per riprendersi. E quando si ripia quello? L'avete visto? C'ha una faccia, pare maiolicato. Peppe! Tutto bene? Sì, sì! È tutto a posto! Mo' arrivo! Vai, vai!
mi sono messo questa. Questa è la follia, eh. È la follia. Si è addormentato. Mo porta a letto. Papà, domani vado dai nonni, tieni, è un portafortuna. Grazie, bello di papà, dammi il bacetto. Bello. Grazie, buonanotte. Buonanotte. Ah, andiamo, va. Jacopo, dai, il nonno ti porta a letto. Buonanotte. Buonanotte, amore. Oh, tirate su sta copertina. Cazzo. È pieno di figli, dei dubbi. E qui c'è un giovane tra per capire. Dorme come un angioletto. Peppe, ti volevo dire una cosa. Ma tu sei soddisfatto della tua vita sessuale? Della mia che? Voglio dire, per esempio, no? Adesso a te ti piacerebbe di fare l'amore? Adesso? Qua? Certo! Guarda, amore mio, c'ho un peso sullo stomaco che non puoi sapere. È meglio che mi faccia una bella dormita, va? Buonanotte. Buonanotte, amore. Sogni d'oro, eh? Buonanotte. A Peppe. Cogli l'attimo. Hai fatto ristretto? Oh, è più ristretto di così, te porto un chicco con la cannuccia. 50 milioni, capito? Mi servono 50 milioni, dove li trovo? Dove? E beh, guarda a me. Gianni, io ce l'ho sfratto. Sono 6 mesi che non pago l'affitto. Anzi, se ti avanzasse un letto, anche piccolo, posso pigliare una goccia? Mi piglio lo zucchero, tanto tu lo prendi amaro, no? Ho capito, ma il lavoro va fatto. Ah, signor, se non è d'accordo, vorrei dire che al posto dello scaldabagno ci attacchiamo suo marito. Pronto? 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 Far favore, fammi finire sta pratica, va. Oh, stia qua! Oh, stia qua qua! Fermo, che fa? E che faccio? Una telefonata? Ma che ti sei impazzito? Io? Ma guarda che se qui c'è qualcuno che è impazzito, quello siete io, eh? Oh, e da quando sei uscito dalla galera non sei più lo stesso. Ah, io non sarei più lo stesso. È vero! Io non sono più lo stesso! Hai detto bene, bravo! Ma Peppe, cosa stai dicendo? No, dico, ma non vi siete scocciati? Te stai qui sempre a fare sta schedina sperando come dei cretini? Ma cosa dice? Un 12 l'abbiamo pure fatto. Certo, come no? Abbiamo vinto 600.000 lire 2 anni fa. Diviso 5 quanto fa? Quanto fa? E 120.000 lire a testa. Appunto. Fino adesso ne abbiamo spese 200.000 a testa. Ma perché, scusa, che dovremmo fare? Cogliere l'attimo. Che valorito, è matto. Ragazzi, questa è un'occasione che capita una volta soltanto nella vita. Qui si tratta di cogliere 20 anni di galera, sì, per rapina aggravata. C'ha ragione, no, è una follia. E poi è anche una questione di principio, stavo tra persone oneste. Dai, su. Se me la mettete su questo piano vi do ragione. Certo, 100 miliardi potranno far comodo a tutti, no? Ecco, vedi, avessi detto 100 milioni, lo potrei capire, ma 100 miliardi... Quant'è? Ha detto 100 miliardi. Lo dico, fatemi un rapido calcolo. Per mettere insieme una cifra del genere, ma per quanti millenni dovremmo lavorare? Millenni? Ma pure per secoli! Io dovrei sturare 6 cessi al minuto fino al 3008. Beh,
Allora? No, 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 io non ce la farei mai. E poi anche se ci va bene, credete che la coscienza ci farebbe dormire tranquilli? Oh, e c'ha ragione il professore. Non si può perdere sonno appresso ai rapine. Ha ragione, oh. Il sonno è sacro. Infatti devo andare a letto presto che ho anche i miei problemi, dai. No. Vabbè, io quello che devo fare lo so. Facciamo finta che abbiamo scherzato. Buonanotte. Lascia perdere, Adrià. Non è aria stasera. Non è che niente, niente, stai a diventare coso. Ovo sessuale. Ovo? Ma che ovo, Adrià? Omo, omosessuale. Te lo dici pure da solo. Adrià, non le devi dire manco per scherzo ste cose, eh? È che stasera c'è una grande migragna. Anzi, far favore, vammi a piare due gocce d'acqua con un pizzico di bicarbonato che... E io che m'ero messa pure il body. Dimmi te. Mamma mia, oh. 100 miliardi. Ma quanti soldi so? Son un sacco di soldi, so. Sono proprio tanti, tanti. Tanti, 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 tanti. Ci avremmo ripensato. Forse vi serve una mano. Riuscivate a dormire, eh? Ma non è possibile. Se lo raccontiamo ci vieno per scemi. Ma che è colpa mia se i tombini li fanno così stretti? Ecco, mo me so pure incastrato. Mannaggia. Oh, è inutile, io non ce la faccio, eh. Agrissi, tira fuori il fiato. Sgonfiati. Basta, basta, io esco, faccio il palo, dai. Il palo? Il traliccio fai. Andiamo, ragazzi, tiramo fuori, su. Dai, tiramo fuori. No! 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 Ai! Mortacci. Ai! Agressivo. Quasi, quasi mi deporto per gli spurghi. Ma vaffanculo, va. Ma che schifo! Ho pestato una cosa molle. Gianni, non è una cosa, è in occhio. Ma hai messo il tacco nell'occhio. Scusa. Tanto c'è un altro di riserva, non ti preoccupare. Ma volete più piano? Che sennò svegliamo i sorci. Professore, aspetti! I sorci. Allora, sono io che sto cantando. Che meraviglia. Lo sai quanti anni ha questo cunicolo? No. Più di 1000. Ecco, sono quelli che diamo noi di galera senza sbrigare, forza. Allora, fai sempre avanti. Oh. E che sei, il caro? E forza. Ecco qua, questo è l'angolo.
Adesso si va a destra. No, a sinistra. A sinistra? A sinistra c'è la banca, a destra la cabina elettrica. Vai. Vado. Ragazzi, attento qua che... alla casa dell'uomo ragno. Allora, cade qua. Ho fatto un piccolo errore. Mi sono sbagliato. Io lo so bruciato. E dammi sta mano. Come hanno io. Si va a destra. E basta. Chiaro? Questo. E te che vuoi? 100.000 lire. Perché? Bucato. Oh, ma che mi ha preso per incare attrezzi? Fila via, fila. E chiudi il suo sportello, forza. Certo che sto posto fa proprio schifo, eh? Oh, è una fogna, eh? Perché voi al nord come ci avete le fogne? Con la moghetta per terra e i sorci in doppio vetro. Senti, giovane, noi... Prepara il momento di litigare, eh? La piantata che non mi concentro. E forza. Eccolo qua. Ce dovremmo essere, professore. E sto muro qui. Due passi e siamo arrivati. Eccolo qua. E questo sembra bloccato. No, no, è chiuso proprio. Andiamo avanti. Forse quell'altra. Chiuso pure questa. Allora questa è a così duro, eh? E questa, questa. Questa, questa. Questa è proprio calcificata. Signori. Sì? Fine del viaggio. Oh, ma se si tratta di scavare non è un problema, eh? Allora non ha capito niente, sei proprio come sto muro, eh? Beh? Sulla mappa l'unica indicazione che c'è è che bisogna seguire il condotto di un muro romano. E capirai che indicazioni, stiamo a Roma, i muri sono tutti romani, oh. Ragazzi, non elucubriamo, agiamo. Ma che è? Tubo. Questo è cemento. Diciamo proprio meglio. Latericium, primo secolo dopo Cristo. Buono, buono. Ma professore, se vieni a casa mia con forchetta e coltello c'è l'intonaco del 75 che è una bomba. E piantala, professore, dove eravamo rimasti? Allora il muro è questo. Il cavò è qua dietro. Ah, mettiamoci al lavoro allora. Dai, forza! Sì, va bene, ma... Ma? Con che scavamo? Con le mani? Pronto! La batteria. Idraulico. Oh, ma sei sicuro? Chiarito, fai tutto ieri, più chiaro di così. Ma che qui, giri. Ma che giri? Lì sta, ma qui... Oh, sei arrivato, eh? Vabbè, lasciatemi perdere, va, che mi sa saltata la batteria del telefonino. Oh, a me mi è saltata una capsula. Ah, Cristi, tu dovresti saltare i pasti. Ma va, va. Ma che sta a fare? Pianifica, per rendere operativo il piano. A me pare tutto chiaro, eh? C'è qualcuno che ha dei dubbi? Sì. Chi ci assicura che il sistema d'allarme sia rimasto lo stesso? È vero, potrebbero averlo cambiato. E adesso? Eh già,
E adesso? È un momentino che pianifico. Non lo so. Lo so io. Qui urge un sopralluogo. Io ci metto questa. Ah, professor, ma questo è un tubo. Volevo dire questa. Roba giapponese. E voi scattate le foto. Si pianifica. Ma perché proprio noi? Forse perché siamo gente che abbiamo la faccia pulita. Includiamo fiducia. Includiamo? Stiamo bene, va. Dai, entra. Dai, dai. Oddio! Oh, il giochetto di mio figlio! Il giochetto, eccolo qua. Dal momento che è andato dai nonni potevi anche spegnerlo, no? E che devo fare? Niente. Vai. Vado, non c'è fretta. È stato poco bene. Mi si incanta la valvola mitralica. Ci soffro. Anch'io. Direttore, Zuffetti ha prelevato un altro 1,5 milioni. Assegno o bancomat? Assegno. Via qua. Il bancomat glielo bloccate. E se entro domani non rientra dello scoperto, mandi tutto all'ufficio legale così lo protestiamo. Prego. Una sede come la nostra non si può permettere la gestione di piccoli clienti morosi. Sto cercando di scaricare i pesi morti. Direttore, scusi. Scusate. Che facciamo? Protestiamo anche la signorina Mingozzi? La fotomodella? È il rosso? Sì. Cucurullo, quante volte glielo devo dire? Garantisco io. Solito peso morto. La signorina Mingozzi non è un peso morto. Anzi, è vivissimo. Allora, che cosa stavamo dicendo? In che cosa posso esservi utile? Prego. Dite, non abbiate problemi. Noi volevamo depositare appunti in una delle vostre cassette di sicurezza. Voi le cassette le tenete nel cavò, vero? Certo. Ma voi siete nostri correntisti? No, per l'appunto vorremmo diventarlo. Direttore. Oh. Direttore, grazie ancora. Si figuri, è un piacere. È un piacere coprirla. Dunque, dicevamo, voi avete una società. Beh, più che una società, un'associazione. A delinquere. Vabbè, basta che portiate il libro soci, l'attribuzione della partita IVA, l'ultimo bilancio, i documenti dell'amministratore e possiamo fare tutto. Ah! Direttore, scusi, c'è una signorina per lei. Un'altra. Sì, quella signorina. E i cavò si potrebbero vedere? No. Lei capisce motivi di sicurezza. Scusatemi. Ho un fido che mi aspetta. E mo che famo? C'ho un'idea. Sì, dico. Uffa, sono 3 ore che sono pronta io. Allora, Vanessa bella divina, questa la facciamo con gli effetti speciali, eh? Avanti, ventilatori! Ventilatori? Un attimo. Presto, ventilatori! Presa. Presto! Arrivo. Oh, pare che stai trascinando anche l'armato. Ezio! Ma chi è sto Ezio? Ma come, non hai chiesto di Ezio? Ho detto azione inglese, analfabeta. Azione! Allora, sto ventilatore! Non funziona! Perdiamo tempo! Allora facciamo con la neve! Neve! Il materasso Moliflex è una carezza al tuo corpo. Anche d'inverno, sotto la neve. E fa tanto freddo. Il materasso Moliflex ti riscalda, specialmente in quelle giornate. Quando soffi il ventoso il vento, ma tanto vento, il materasso... Oh! Oddio! Ti sei fatto male! Trucco! Fermate quel coso! Allora, la vogliamo rifare? Altrimenti tra un po' ci tocca pagare gli straordinari pure al materasso! Sono pronta! Vanessa, ascoltami.
tu mi devi far capire che su sto materasso potresti fare follie che la gente ne manco si immaginano. Tu sì che stai sul materasso, ma non li devi far dormire, capito? Ecco, azione! Brava, finalmente traspira materassaggine da tutti i pori. Che te pareva? Ai, che male, è uscita una molla. Ti pareva che la molla non beccava il mio piede? Sti materassi. Dai, è solo un graffietto, una mano di smalto non si vede più niente. E meno male che questi materassi sono a prova di sesso selvaggio, eh. Sempre meglio una molla sul piede che sul sesso selvaggio. Ma dai. Come sta la mia malatina, eh? Giusto te ci mancavi. Senta, per favore, ci può lasciare soli un attimo? Scusi, eh? Grazie. Guarda, sei stata stupenda. Un'interpretazione magnifica. Sembravi la Venere di Botticelli a molle. Fai meno lo spiritoso. Piuttosto, quando mi dai i miei soldi, eh? Guarda che ci metto poco a denunciarti, è chiaro? Dai, Vanessa, perché fai così? Pensa che stavolta ti ho portato di più, ma molto di più. Ma smettila, stavolta è finita. Sì, ma può sempre ricominciare, scusa. Ti offro l'occasione della tua vita. Anzi, della nostra vita. Una parte vera, non puoi dirmi di no. Una parte? E che parte? Beh, sarebbe un misto tra una Julia Roberts, un pizzichino di Demi Moore, innaffiata da una Sharon Stone in Basic Instinct, ecco. Ma senti un po', si tratta di una proposta seria. Si tratta di una proposta indecente. Indecente. Firmo accanto la X? Sì, signorina. Grazie, è scritto tutto così piccolo. Ecco. Benvenuta nella nostra banca. E ora, se vuole seguirmi, l'accompagno nel cavò. No. La signorina l'accompagno io. Permette? Vincenzo Perini, il direttore. Piacere, Vanessa Caccione, in arte Caci. Sono lusingata, ma non deve disturbarsi. Ci tengo ad accompagnare clienti come lei. Prego. Direttore! Sempre una prima volta. Prego. Non me ne scappa una. Giovanotto? Giovanotto? Prego, signora. Devo fare un deposito. Ma certo, c'è da aspettare solo qualche minuto. Dove l'ho messa? Sempre un'angoscia con questa tessera. Ho paura, eccola qua, ho paura di perdermela. Per fortuna tra una settimana cambieremo sistema, monteremo un'apertura a riconoscimento vocale. Cioè, tra una settimana nel cavò non si entrerà più con la tessera, eh? Non preoccuparti. Tu potrai venire tutte le volte che ne avrai voglia. Abbiamo 15 minuti. Vieni, ti mostro la più capiente. Direttore, ho paura. Di cosa? Del cavò. Ecco, mi vergogno un po', ma io nel cavò perdo la testa. Il dottore mi ha detto di insistere, ma io mi conosco. È più forte di me. Ma di che si tratta? Soffri di claustrofobia? Magari. Soffro di eccitazione ed eccesso di sicurezza. Meglio. Così facciamo sesso sicuro. È una malattia molto rara. Perdo i freni inibitori, capisci? E io non voglio metterti a disagio. Non preoccuparti. Ci facciamo questo deposito. Svelti, svelti. Io ti ho avvertito. Sento che arriva. Chi? L'eccitazione.
Non preoccuparti, non preoccuparti, depositiamoci l'uno sull'altro. Bello! Bello! Ah, bello! Maschio. È fredda. E questa? Calda. 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 Fredda, oh, fredda, calda, fredda, calda, calda, fredda, ma chi sei? Un angelo e un diavolo. Oh, oh, calda, 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 ma chi sei? Chi sei? Lascia fare a me. Notte. Tramonto e alba, solo e luna. Non vuoi, non vuoi che ti veda mentre ti spogli, però freddo, giorno, tramonto, alba, caldo, freddo, caldo, caldo, freddo, caldo, freddo, freddo, caldo, notte, giorno. Signorina? Sì? Il direttore con lei ha finito. Come? Ah, sì, anzi, l'aspetta. Buongiorno. Buongiorno. Ma quanto ancora mi dovrai far aspettare? Faccio attenzione, ricrediti, piano. Guardi che quella signorina aveva una calza sola. Avrà visto male, signora, venga. Giovanotto, purtroppo le gambe sono quelle che sono, ma la vista ce l'ho ancora buona. Fammi tuo. Oddio! Cucurullo, tutto quello che lei ha visto è coperto dal segreto bancario. Signore. Signora, signora. Mi era sembrato di vedere... Nulla, nulla, non si preoccupi. Ah. Assolutamente nulla. Venga, venga, piano. Che vi dicevo? Vanessa non è la più grande attrice del mondo? Complimenti. Complimenti davvero, Vanessa, eh? È un ottimo lavoro. Brava, Agresti, ripiate. Peccato che hai imballato il congegno elettronico per accedere al Cavour. Veramente gli ho fatto un'altra foto. Ecco, è questa, no? Perfetto. Il sistema è sempre lo stesso. Eh? Così possiamo preparare il colpo come si deve. Eh? E facciamo anche i turni per scavare. Oh, io farei il turno di mattina, che se no mi muoio di notte e già comincia a rompe. Tanto al tempo ce l'avemo. Veramente la settimana, secondo me... Non è molto tempo. Una settimana. Non lo sapevate che per una settimana cambiano l'apertura del cavò? Non lo sapevate. Scusa, vuoi favorire? No, grazie. Ma è macrobiotico. Ma domani è un servizio fotografico, voglio stare leggera. Io no. Aiuto! Aiuto! Tiratemi fuori! Qualcuno mi aiutasse, no? Tiratemi! Aiuto! Per me la seduzione... È tutta una questione di stile. A me Pepe mi sembra tanto strampalato. E poi rincasa sempre tardi.
Ma è una cosa gravissima. Potrebbe configurarsi un coinvolgimento emotivo per conto dei terzi. Oddio, Adrià. E che è? Se potrebbe essere innamorato di un'altra, no? E lei, vede, ma chi so via? E poi c'è sempre con tuo marito. A te, Bruno, te lo dice, dove va? Ma fai il vago. Bruno! Adriana! Angela! Vabbè, c'è Angela! C'è Angela! Ma è stato preoccupato, dimmelo dove vai, no? Ma dimmelo te dove vai, non te vedo più! No, è venuto con me, abbiamo fatto un lavoretto notturno, parodondà! Ma vatti a cambiare, che è pronto! Metti tutto in frigo, magno dopo! Ma che esci pure stasera? Adriana, lavoro è lavoro! Navo! Non mi aspettare alzata, eh! Aspettami già addormentata! Senti che già è aperto, eh? Bravo, bravo vicino. Oh, ma che, per far palo ti sei vestita così? Guarda che sono appena tornata da un provino, eh. Oh, mi passate sta borsa! Agressi, ma che c'hai nei mano? Se tetti le mozzarella! Di mozzarella, nostra! Mamma mia, ma insopportabile. Finalmente. Ma quello non è Grissino? È Grissino, è lui! Mamma mia, l'ha vista quella? E l'ho vista, sì! Fermi di piano, ti arriviamo! Senta? Sì? Scusi, signorina, sa che ora è? Sì, è mezzanotte e mezza. Grazie! Niente. Scusi, desidera? No. Ecco, pensavo, a quest'ora, di notte, sopra un marciapiede, una bella ragazza come lei, cosa ci fa? Che ci faccio? Passeggio? Ah, una passeggiatrice! E da quanto? Che ne so, starà da 3-4 minuti? Come, scusi? Non lo so, non è molto. Ah, ma questo non è un problema. 200.000 vanno bene. Oh, 200.000 chi? No, vabbè, facciamo 300.000, ma stiamo tutta la notte. Ci divertiamo, dai, sali! Ma che sta dicendo? Scusi, 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 buonasera. Brutto schifoso porco che non sei altro. Signorina, scendi, pardon. La macchina, scendi. Basta piano, scusi, basta piano. Scusi, ancora non volete. Scusi, sì. Porco, porco. Hai visto che schifo? Non ci posso credere. È proprio una mignotta.
Dormi, te. Dormi. Ma guarda un po'. Un artista come me, presa per adonnaccia da 4 soldi. Eccala! Ah, brutta scalettata, rovina famiglia! Che sei altro? Ma chi siete voi? Marco! Ma chi siamo, eh? Ma non te lo... Aia! Non te devi lasciare i nostri mariti, hai capito? Aia! A proposito, ma dove stanno? Oddio, Belva! Amore, se me dai 6, 12, 18, massimo 84 minuti, te posso spiegare tutto. Te posso spiegare tutto. Angela, amore mio, che mi dici? Che me fai solo che schifo. È già qualche cosa, eh? Ah, professore, pure lei, eh? Bravo. Grazie, Angela. Angela, credimi, non è come sembra. Anche se tutto sommato... sembra. Ah, che vergogna! Non fare... Angela, non fare così. Angela, ti prego, ascoltami, Angela. Stiamo a fare una rapina? Che state a fare? Fate un altro gol, vabbè! Buonasera. Anzi, buongiorno. Favorisca i documenti. Un momento, gli cerco. Eccomi. Dico, lo sa che ora sono? È tardissimo. Già? E le sembra questa l'ora per fare sto baccano? Baccano? No, era... Era la radio! La radio! Faceva quella canzoncina romana dell'oste! Zitti, zitti che ho capito! Più caro oste, portaci da bere! Poi la faccio sentire, un momento! Accendo la radio! E quando il vino è bello, c'è il ricordo canzo bè! Verde che rosso bè! C'è il panfico tuo. Adesso la spengo! Zitti, zitti, zitti! Adesso la riaccendo! Ora la rispendo. E ora le porto dentro per schiamazzi notturni. Perché? Ma perché mi ha presa? Oh! Avanti, scendi su, apri sto portellone. Il portellone? Era la radio, sa? Dai, che la voglio sentire sta radio, su. Dai, dai. Il portellone devo aprire? Sì, sta apri il portellone. No, io il portellone glielo apro volentieri, sa? Io il portellone glielo apro a gente, però deve sapere che questo portellone forse potrebbe contenere una sorpresa che lei neanche si immagina. Però per carità, se lei vuole, stia attento lì, eh? Ma non t'ho già visto da qualche parte io a te? No, no. Eppure io a te dico... No, sto! A gente? Ai! Si è fatto male? Il naso! Ai! Venga duro, eh? Io torno, non si preoccupi. Non si preoccupi, torno, chiedo aiuto e torno. Faccia presto. Mi fa male. Faccia presto. Lei è molto gentile, ma faccia presto. Ai ai ai. Faccia presto!
Questi sono gli ultimi? Sì, direttore. D'altra parte non c'era più spazio. Semo e più piamo. Avanti, ragazzi, nessuno ci fermerà. Ma cominciamo bene. Vai, ragazzi, buona fortuna. Sì, te che porta male, non si dice buona fortuna. Ma la volete piantare? Andiamo. Sì, sì, sì. Grissino, passami il trapano. Con attenzione, per favore. Mamma mia, che postaccio. Venite, venite, entrate nella storia. Nella storia? Ma qui, professore, siamo entrati nella fogna. Ma questa è una delle cloache minori dell'antica Roma. Questa roba qua c'ha 2000 anni. Qui convogliavano le acque delle terme del foro. Poi col tempo divenne una delle vie di fuga predilette degli adulteri dell'epoca, gli amanti dei fori. Sì, infatti quando li piavano fuori uno, fuori due, fuori tre... Ragazzi, non dobbiamo perdere tempo, perché per noi il tempo è denaro. Andiamo. C'è una sigaretta? No, non fumo. Che mi fa accenno? È finito il gas. Mi dai il giornale? Oh, vedi, dannatene, perché mi stanno a cominciare a girare, eh? Eppure ha fumato. Oddio, brucio, brucio, brucio!
che patetta, no? Faccio attenzione a lei, scusi, eh? Eh sì. Oh, wow. E si è andata. È un attimo, si sente anche lei. Attenti alla punta. Vabbè, l'altro moglie c'è ginocchio. Mamma mia, guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia questa affresco. Affresco? Mi pareva muschio. Questa doveva essere una tomba. Una tomba? Più esatto dire sepulcretum. Questa deve essere la tomba di una vestale, perché in epoca imperiale... Che ci frega a noi dell'epoca imperiale? Stiamo qui a lavorare. Me la date la mano. Forza. Bravo. Fermi, immobili, che è sto rumore? Oddio, è scattata l'allarme. Lo sapevo, giuro, lo sapevo. Ah, no. È il Tama. Deve fare il momento di giocare a questo. Ui, ui, fermi. Che cos'è quest'altro rumore? Quanto hai fugato? Qua! Odio l'acqua. Hai fugato il condotto principale dell'acqua. E nessuno è perfetto! Tappa! 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 Tappavo. Qualcuno mi tirassero? Ce l'abbiamo fatta? Oh ragazzi, si è riaperto. Si sta allagando la via di uscita. Non c'è tempo adesso, ci pensiamo dopo. Ma come non c'è tempo? Se senti che non c'è tempo, non c'è tempo. Che stai a fare? Apro. Bisogna disinnescare il sistema d'allarme. Ti prego, fallo per me. Fallo per me. Sì. Adesso vai. Dove? Sei l'unica che conosce sta banca. Te devi inventare la via d'uscita. No. Vai. Vado. Ecco, vedi, c'è una cosa strana. Qui mi segnala l'apertura del cavo della banca 7, ma... non ci sono allarmi. Ma sarà un contatto. Comunque è meglio mandare qualcuno per un controllo. Centrale, centrale, a tutte le volanti. Ripeto, a tutte le volanti in zona fuori imperiali. Urge controllo, banca codice 7. Oh ragazzi, siamo proprio sicuri. Siamo ancora in tempo, eh. Te vuoi muovere? Te vuoi muovere? Opera. Opera. Ah. Siamo ricchi, ricchi! A me, così mi piace fare la spesa. Anche a papà tutta! Vabbè, se compriamo sto mondo e quell'altro. Buoni del tesoro, contanti,
miliardi di gioielli, sono ricco, sono ricco. Ho bisogno di te. Ragazzi, è tutto bloccato, non c'è modo di uscire di qui? Sì, vabbè, non fa niente, non fa niente. Oh, signore. Bruno. Lancia dentro. Pronti. Sentito l'allarme. Che succede? Una sospetta rapina. Coccio, non c'è più tempo. Ho fatto. Ragazzi, bisogna fare presto. Quanto manca? 2 minuti scarsi. Che facciamo? Sfondiamo? No, sta arrivando il direttore con le chiavi. E non dire, ce la faccio. Accontentiamoci. È una vita che mi accontento io. Se deve aprire sta maledetta cassaforte, se deve aprire! Hai capito? Bastava fargli il piedino. Oh. Oh. Scusa, non vedi i soldi, oh. Vieni, sì. Sì, via, via. Sì. Via, via. Sì. Forza. Ma vai, vai, vai. Ma insomma, che succede a quest'ora? Beh, è arrivato. Si può sapere? Che è accaduto? Svegliare le persone così di notte, cucurullo! Dove vate? Chiamare cucurullo! Ma da matti! Dai, forza! Oh. Oh, fate presto! Forza, andate! Forza, ragazzi! Beh, sbrigate questi sacchi, oh! Presto! Forza, questi sacchi! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ho trovato la via d'uscita! Dove? Andiamo, è di qua! Sì. È il comodo dell'aria, dai! Presto! La colpa è dei vostri falsi allarmi. La banca è sicurissima. Dalla centrale dicono che c'è stata un'apertura del cavò non autorizzata. Ma è impossibile. Guardi, se qualcuno ha violato i nostri sistemi di sicurezza, giuro che mi taglio le palle. Il direttore è impazzito. Presto, chiamate l'ambulanza. Sì. Tira! Tira! Direttore. Come è successo? Tranquillo. Caldo, freddo, caldo. Sì, sì. È successo. Tramonto! Sì, sì. Sole! Tranquillo, buono. Caldo, freddo. Sì. Freddo, caldo. Sì. Caldo, freddo, freddo. Sì. Dai, svelti, svelti, oh, svelti! Sì. Cammina! Andiamo, andiamo! Presto, ragazzi! Oh, è chiusa! E mo' questa chi la apre? Io non c'ho più niente! Stiamo in trappola! Stiamo in trappola! Oh, no!
Namo! No! E adesso che facciamo? Nascondiamoli nel cassonetto. Ma sei sicuro? Sì, li prendiamo dopo, quando non c'è sta più nessuno, forza! Ho visto qualcuno al cassonetto. Qua non c'è nessuno di sicuro. Caldo, freddo! Ricco, povero! Caldo, umido! Buono, buono, ormai il pezzo è passato. Su, buono, giù, tenga giù. Spaccateli, prendeteli, trovateli, pigliateli. Ostruga, panzi, le troco, mamanze, le tracapà. I trofa, ostraga. Ci ha fatto male. Spaccateli, prendeteli. I trofa, chiudi, vai. Fatto. Oh, ma questo non so io. E che è successo? Oh mio Dio, ma qua sono affogati tutti. La polizia! Da là! Andate da là! Dai! Tu via con me! Mi avevo detto! Mannaggia! Lo sapevo! Era troppo pericoloso, ma loro niente! Ora ci hanno fatto la figlia dei topi, hanno fatto! Cristino! Oh! Beh! E vi credevo morti! Ma che è successo? Non chiedere, cammina! C'è! Fuori esci, forza! Devi camminare, forza! Mi voglio produrre il più bel film del secolo. Via col vento numero 3. No, te lo produco io. Tu devi soltanto pensare a recitare, va bene? Va bene. Io mi voglio comprare una bella fabbrica di cessi in ceramica. Io mi apro un ristorante a Zanzibar, anzi due, uno a Zanzibar e uno alle Seychelles. Perché Ponza, che t'ha fatto? E le Maldive, Mauritius, Bahamas, le Canarie, le Cicladi, il Dodecanese, le Olie. E tremiti, sono due ore che mi batti, professore, io già so tutto rotto. E dai, E noi che ci famo con i soldi nostri, beh? Amore mio, che ci famo? Ci pensiamo domani, Anzi, no, guarda, fa una decina di minuti. Riposiamoci un po'. Sono più di un quarto d'ora. Sì, perché dobbiamo andare a riprendere i soldi. Sì, i soldi. Oh, è giorno. Oh, Anilla, oh, dai. Oh, ok. È giorno. Oh, dai. È giorno. Oh, no. Ferma, cosa fai? Giorno. Dai, su, andiamo. Che
taxino, va, va, forza! Bravo! Ristorante mio. Guarda che oggi è chiuso per riposo settimanale. Ma dai, ma non vedi che è un poraccio? Tieni, offra la ditta. Oddio, ma che stanno a fare? No! 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 Roma senza sacco per un colpo da 100 miliardi. Ma si è sfuggiti per un pelo, eh. Ma erano veri professionisti, eh. Ah, grandi professionisti. 100 miliardi. Si sono proprio sistemati. Ammazza e paraculi. Cosa dici, ancora attuale? No. Guarda che bellissimo. Questo attira l'attenzione, tenendola come seconda attività, non come prima attività. Feste di piazza. Guarda. Ma che ci metti X fisso? E ce lo metto sì. Ma chi? A Lazio fuori casa. E quando pareggia? Ci mettiamo una tripla. Sì, buttiamo i soldi, tanto ne abbiamo buttati pochi. Amore? Eh? Si erano sbagliati. Ah. Non so, 3 miliardi. Meno male. Le tasse sono 3 milioni e questi tocca pagarli. E li pagheremo. E beh, che stai a fa qui? È una pausa fra amici. Una pausa mensa. Sì, una pausa mensa, ma se sono le 3 del pomeriggio. Andiamo, ma te vai, muove. Con tutto quello che c'è stato a fare nei costi. Amore, stai calma. Andiamo, ma fatto male. E questo è niente. Ah, Adriana, andiamo. Te prego, c'è gente, ce vedono. Andiamo, andiamo a casa. Adriana, siamo in una pubblica piazza. Non te puoi comportare così. Ricordati che sei la signora. E via a bottega, forza. Non c'è bisogno. Sogno che ti alteri. Adria, mi fai male, c'hai le mani pesanti. Basta, tu spingi. Ma che stai a fare? Ma che sei matto? Ma vedi questo? Ma staccia a te. Però. Ma lascialo perdere, devi mettergli io con questo. Lavora! 100 lire? No, grazie. Ma non lo vedi che sono ricco?